supina alternativa. Però quello lì non si trova e per un po' non arriverà. È uguale, non c'è nulla. Scuotono la testa, alzano le mani, è mancante, non posso ordinarlo. Questo accade ormai tutti i giorni al bancone delle farmacie. Antinfiammatori, antipiretici, sciroppi per la tosse, prodotti pediatrici. La lista dei farmaci introvabili è lunga, 3200 secondo l'AIFA. Anche noi colpiti dal mal di gola giriamo come trottole tra le farmacie per trovare ciò che il medico ci ha prescritto. No, qui porto la fine. Sciroppi per la tosse secca, non c'è manco. Quindi vi capita spesso di dire è mancante. Ti è capitato oggi di dover scuotere la testa e dire no, non c'è questo farmaco? Quante volte? Parecchie volte. Quindi c'è caccia all'ibuprofene anche per il Covid, per sì, l'aumento dei contagi. Io adesso se lo chiedo non lo trovo. Dire, mi dispiace, ma manca proprio. Le fiale per aerosol. Quelle il Broncovalias, che è un broncodilatatore. Abbiamo ricevuto anche telefonate. Questa carenza dei farmaci per l'aerosol potrebbe essere problematica per alcuni pazienti? Soprattutto per i pazienti che hanno patologie croniche. Il rialzo dei contagi Covid e la pesante influenza stagionale ha aumentato la domanda, ma la produzione è ferma a causa delle crisi internazionali. È la prima volta che si trova in una situazione del genere? Beh, sì, così sì. Che mancano farmaci proprio fondamentali, basilari, anche per i bambini, insomma, tanti farmaci importanti, ma alcuni prodotti mancano da mesi, insomma. Non trovare la tachipirina è un evento, no? Sì, soprattutto per quanto viene prescritta e quanto viene utilizzata la tachipirina, per la febbre, per il dolore. E come sostitutivo c'è qualcosa? Per un periodo breve siamo riusciti a trovarlo, poi è mancante anche l'equivalente, il farmaco equivalente. Adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che sono mancanti. Quelli segnati in rosso. Questi segnati in rosso, esatto. E io adesso vado a passare nella speranza per esempio di trovarli. Noi dipendiamo, come gli altri paesi europei, al 75% dall'importazione degli ingredienti attivi che compongono i farmaci da Cina ed India. E finché da una parte la Cina non risolverà i suoi problemi legati alla pandemia e quindi alla capacità di produrre e di esportare, avremo qualche difficoltà, così come gli effetti del caro energia. Io l'ho definito una tempesta perfetta. In questo momento tutto il mondo c'è una corsa per trovare la carta, la plastica, per le lamine di alluminio che sono necessarie al packaging. Però hanno chiesto anche alla clientela, ai pazienti, di evitare l'accaparramento dei farmaci. Se tutto manca c'è poco da accaparrare, se non c'è quindi... Forse le farmacie dovrebbero ritornare agli albori, ad attivare i loro laboratori. Io se manca l'ibuprofene, come faccio a fare lo sciroppo di ibuprofene se non ho l'ibuprofene? Principio attivo non posso farlo. Se la situazione geopolitica si complica. Questa è la preoccupazione generale. Se continua così non lo so. Difficoltà oggettiva a lavorare perché ci mancano cose proprio fondamentali, insomma.